Andrea Soldi, continuano gli accertamenti. Mentre si sono svolti i funerali del 45enne deceduto dopo il ricovero in ospedale in seguito al TSO, continuano gli accertamenti per capire quale sia stato il motivo del decesso. Il medico legale parla di shock latero-laterale al collo. La sorella della vittima denuncia che Andrea non era stato seguito come avrebbe dovuto. Non solo negozi aperti, ma anche cantieri questo mese a Torino. Sono parecchi lavori in corso, i più impegnativi, quelli che creerebbero seri problemi alla circolazione, qualora si svolgessero in un periodo non feriale, sono in pieno svolgimento. Tra di essi spicca la ripavimentazione del ponte Vittorio Emanuele I. Per tutto il mese, inoltre, ci saranno 145 attività commerciali a disposizione di chi resta. Prostituzione, denunciata brasiliana. Scoperto un giro di prostituzione nel centro storico di Alba. In un alloggio preso in affitto da una brasiliana 43enne, due ragazze molto più giovani si prostituivano regolarmente. Dopo le prime segnalazioni di strani movimenti nel quartiere, i carabinieri sono intervenuti denunciando la donna. Era aggremita la parrocchia Stimmate di San Francesco d'Assisi, dove i familiari, gli amici e molte altre persone hanno voluto dare l'ultimo saluto ad Andrea Soldi. L'uomo, 45enne, che da anni soffriva di crisi schizofreniche, è deceduto dopo essere stato ricoverato all'ospedale Maria Vittoria in seguito ad un TSO, il trattamento sanitario obbligatorio. Le effettive cause che hanno portato al decesso dell'uomo non sono ancora del tutto chiare. Il PM Raffaele Guarignello sta procedendo con le indagini per omicidio colposo. Gli indagati sono 4, 3 agenti della polizia municipale che erano andati a prendere Andrea in Piazza Umbria, dove si trova la panchina sulla quale era solito fermarsi la vittima, e uno psichiatra arrivato sul posto insieme ad un infermiere. Il medico legale, in seguito ai primi risultati dell'autopsia, parla di shock da compressione latero-laterale al collo. Andrea si trovava seduto sulla panchina e non voleva saperne di essere sottoposto ad un altro TSO. Era invece deciso a seguire un secondo psichiatra in un altro centro di igiene mentale, ma la procedura era ormai avviata. I militari, per riuscire a prelevare l'uomo il cui peso toccava i 150 kg, hanno dovuto intervenire in maniera energica. Secondo il parere del medico legale, il tipo di presa attuata dagli agenti non può durare più di 15-20 secondi. Nel caso si andasse oltre, si provocherebbe una riduzione del flusso sanguigno verso il cervello, con la conseguente perdita di respiro, controllo urinario e coscienza. Queste conclusioni sono state duramente contestate dal legale dello psichiatra indagato. La causa del decesso, afferma l'avvocato, non può essere quella. Se strangoli qualcuno, la morte è immediata. In difesa dei 3 agenti della polizia indagati è intervenuto il sindacato di polizia COISP, i cui rappresentanti hanno dichiarato: «Prima ci chiamano, poi ci lapidano. Gli operatori eseguono gli ordini e poi vengono criminalizzati. Ci vorrebbe un magistrato sempre insieme a loro, che si tratti di fare un TSO, oppure ordine pubblico allo stadio, oppure vigilanza ad un corteo». Maria Cristina Soldi, sorella della vittima, si sta battendo fin dall'inizio della vicenda per cercare di far chiarezza. Il TSO, spiega, va eseguito solo quando non c'è altro da fare. Le persone devono essere preparate e le famiglie dei malati non possono essere lasciate sole. Andrea doveva fare un'iniezione al mese, ma era da 7 mesi che non la faceva. La camera ardente era stata allestita sempre al Maria Vittoria, dove Andrea era arrivato senza vita. Nella bara dell'uomo, da sempre grande tifoso granata, qualcuno ha posto una sciarpa ed un berretto. Il mese di agosto quest'anno in città è rovente, e non solo per le temperature dei giorni scorsi, ma anche e soprattutto per il numero di cantieri presenti sul territorio cittadino. Questo è il periodo dell'anno in cui la città si svuota maggiormente. Per questo motivo, chi rimarrà a Torino o deve ancora partire, si sarà accorto della sempre maggiore presenza di cantieri. Il comune di Torino da sempre aspetta l'arrivo di questa stagione per darle via ai lavori di ristrutturazione più impegnativi. Si tratta di quelli che creerebbero un certo disagio ai residenti ed automobilisti se programmati durante l'anno, con eccezione fatta per il mese di agosto. Tra i principali vi sono il ponte della Gran Madre, chiuso per le auto in entrambe le direzioni, e da qualche giorno anche ai pedoni, per il rifacimento della pavimentazione. Non lontano sorge il cantiere GTT di Corso Cairoli, in cui si stanno prolungando le banchine delle fermate dei mezzi pubblici. Non ultimo le transenne all'incrocio tra Corso Duca degli Abruzzi e Corso Einaudi. In generale si tratta di lavori dedicati alla manutenzione stradale. Inoltre, in programma per i prossimi giorni, vi è la ripavimentazione di Piazza Castello, del Ponte Bosca, di Piazza Terna, oltre a Corso Sebastopoli, dove è prevista la posa della fibra ottica.
La stima è che questi cantieri non durino più di qualche giorno. Al di là dei disagi stradali, chi rimane in città potrà contare sulla presenza di 145 attività commerciali che garantiranno il servizio per tutto il mese. Come molti ricorderanno, la Federdistribuzione ha annunciato che a disposizione dei torinesi ci saranno 111 esercizi alimentari e 34 non alimentari. Si tratta di un piano strutturato che ha sempre dato la garanzia di una copertura del territorio cittadino. Si avrà infatti il 25% dei esercizi commerciali attivi, affiancati anche dai 42 mercati rionali regolarmente presenti anche durante il periodo estivo. Inoltre, nella sola giornata di Ferragosto, il piano prevede 100 negozi attivi, il 69% del totale. Sulla questione si è espresso l'assessore comunale al commercio Domenico Mangone, che si è dichiarato soddisfatto anche della collaborazione con le associazioni di categoria, sottolineando che, grazie al loro contributo, possiamo garantire servizi migliori per i cittadini e mettere una parte di Torino a disposizione di chi vuole vivere le sue bellezze anche ad agosto. La mora o la bionda? Non si tratta del tipo di bevanda con cui accompagnare una buona pizza, è invece la scelta di fronte alla quale si trovavano i clienti di un giro di prostituzione scoperto ad Alba. A capo dell'organizzazione vi era una brasiliana di 43 anni che è stata denunciata dai carabinieri per favoreggiamento della prostituzione. La donna, che risiedeva a Novara, aveva affittato un appartamento ad Alba e gestiva l'attività di prostituzione di due connazionali molto più giovani di lei. I militari hanno iniziato le indagini all'arrivo delle prime segnalazioni legate ai strani movimenti nel centro storico. In seguito, gli agenti, dopo essersi recati sul posto, hanno fermato ed identificato alcuni clienti che, per una comprensibile riluttanza dopo essere stati colti in flagrante, hanno fornito ai militari i dettagli richiesti relativi al tipo di attività che si svolgeva nell'appartamento. Dagli interrogatori è emerso che la gestrice aveva pubblicato online 8 diversi annunci, ciascuno con l'offerta di sesso a pagamento. Una volta che il cliente si presentava a casa, la donna gli metteva a disposizione la possibilità di scegliere, appunto, la mora o la bionda, a seconda delle sue preferenze. Le due giovani donne, poiché irregolari sul territorio nazionale, per qualsiasi necessità sociale erano costrette a far riferimento alla loro tenutaria. Non potevano affittare autonomamente l'alloggio, in più, a causa della scarsa padronanza della lingua italiana, avevano parecchie difficoltà nell'esprimersi. Il contatto diretto con la loro connazionale le aveva consentito di giungere ad Alba circa 3 mesi fa. Le due ragazze erano però in possesso di un visto turistico ormai scaduto. La loro attività di prostituzione procedeva invece regolarmente. I carabinieri hanno sequestrato le schede SIM utilizzate dalla donna per tenersi in contatto con le ragazze e con i clienti, oltre ad altro materiale utile per le indagini. I militari stanno indagando per far luce sulla vicenda e soprattutto per identificare la presenza di altre situazioni analoghe. Ivan Mangone è ancora di recente nei fatti di cronaca, insomma, si sviluppa, si aumenta sempre di più l'interesse per la sicurezza anche nei luoghi dove si pratica lo sport, sia a livello professionale sia a livello amatoriale. La presenza di un defibrillatore è essenziale, necessaria e anche obbligatoria. Ma perché è necessario questo defibrillatore? Ma indubbiamente è uno strumento che supporta in qualsiasi momento dove si trova una persona in stato di incoscienza. Ti sopporta perché in prima fase ti dà quelle semplici istruzioni che servono per capire quali sono le manovre che qualsiasi persona può andare a fare in attesa che arrivi l'ambulanza. Oggi c'è stata ho sentito di questa tragedia in questa palestra, non possiamo entrare in merito dei fatti perché non ho gli elementi, sono abbastanza convinto che quella palestra ha messo un defibrillatore, bisogna però andare a sensibilizzare sempre di più i luoghi di sport nel dotarsi di questi apparecchi. Tenga presente che oggi c'è un obbligo di legge che scade nel giro di pochi mesi, proprio che obbliga i defibrillatori nei luoghi dove si pratica sport. Bisogna però che si faccia della cultura in modo tale che tutti i gestori non facciano questa scelta perché obbligati, ma perché ci credono. Noi, come produttori italiani dei defibrillatori, dobbiamo far cultura. Abbiamo dato 50 defibrillatori nelle scuole,
abbiamo sostenuto la città per cardioproteggere la metropolitana proprio per fare cultura in questo senso. Ecco, c'è un po' la preoccupazione che siano poi difficili da usare, si dice, vabbè, uno se li compra, li mette lì all'interno di una palestra, di un centro sportivo, ma poi se non so usarli tanto vale. Beh, innanzitutto il defibrillatore deve essere fatto per essere utilizzato da qualsiasi persona. È importante però dire anche che la legge prevede la formazione all'uso di un defibrillatore, quindi ci sono dei corsi che sono obbligatori dove ti insegnano le manovre di rianimazione cardiopolmonare insieme all'utilizzo del defibrillatore. Quindi la formazione è sicuramente un elemento importantissimo in questo avvicinarsi sempre di più a una sicurezza nei luoghi pubblici e nei luoghi dove si pratica lo sport. Dal suo punto di vista sta aumentando la richiesta, cioè le sembra che in generale, però in modo particolare in Piemonte, però le società sportive, i gruppi sportivi si stanno attrezzando come effettivamente prevede la legge? Sì, c'è un po' un rallentamento, nel senso che è un po' tipico italiano attendere lo scadere dell'obbligo. Devo dire che però noi abbiamo un'esperienza anche internazionale, noi informiamo tutto il mondo e devo dire che l'Italia, a differenza di quanto poi era l'attesa, non si sta dimostrando così insensibile all'elemento. Ovvio c'è ancora tanta strada da fare, però tante cose si sono cardioprotette senza attendere gli ultimi giorni dell'obbligo. Infine, dal punto di vista economico è molto impegnativo per una società sportiva? Ma assolutamente no, tenga presente che un defibrillatore costa all'incirca 3 euro, poi c'è da fare la formazione, ma io credo che con veramente poco più di 1000 euro si possa prendere un prodotto affidabile che possa servire per superare questi momenti critici in attesa dell'arrivo dei soccorsi qualificati. La colonnina di mercurio nei giorni scorsi è scesa a fatica sotto i 30 gradi, tutto merito o colpa dell'anticiclone subtropicale portatore di un caldo intenso. Si è trattata di una situazione in tutto e per tutto simile alla famosa estate 2003, quando, come molti ricorderanno, i termometri fecero registrare cifre superiori ai 35 gradi centigradi. Quell'anno infatti venne definito eccezionale per la durata e l'intensità del periodo estivo, durante il quale i picchi di calore sul solo capoluogo piemontese fecero registrare nelle prime due settimane di agosto i 41,6 gradi. Fino a qualche giorno fa ci trovavamo nel bel mezzo della seconda estate più calda degli ultimi 30 anni. Le previsioni del mese di agosto avevano anticipato l'arrivo di alcuni periodi bollenti, non è mancata infatti un'umidità elevata ed una parziale assenza di fenomeni temporaleschi. Già, parziale, in queste ultime ore si sta verificando proprio un significativo abbassamento della temperatura. L'aria fredda proveniente dall'Atlantico ha causato un'instabilità atmosferica che ha portato piogge temporali in Torino e provincia. Secondo l'ARPA, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente in Piemonte, nelle prossime ore è previsto ancora maltempo e potrebbe arrivare anche la grandine. Ci troviamo in una fase di allarme arancione per rischio idrogeologico ed idraulico con possibili locali allagamenti. La situazione per ora si è quindi capovolta, si è passati dall'allerta caldo all'allerta temporali. Lampi, tuoni ed aria fresca sono stati i protagonisti dello scorso fine settimana. Come segnalato nei giorni scorsi, anche i prossimi sabati e domeniche saranno caratterizzati da peggioramenti, specie sulle alte pianure a partire dalle ore centrali. In queste zone non si esclude la possibilità di locali acquazzoni. Le temperature, di conseguenza, potrebbero scendere di qualche grado rispetto alle medie registrate in quest'ultimo periodo. Per tornare ad avere un clima generalmente più fresco bisognerà aspettare almeno ottobre. Nel frattempo, in generale, per il resto del mese, si prevede comunque un miglioramento delle condizioni climatiche, anche se, rispetto alla scorsa settimana, le temperature saranno sensibilmente più basse. Cos'è successo? Allora, io posteggiando qua sotto casa mia, per 2 anni di fila non è mai successo nulla, fino a qualche giorno fa, che ho trovato il verbale. Ho pensato che fosse un errore, prima di andare alla GTT ho chiesto a 2 ausiliari del traffico, facevano proprio questi verbali qua, come mai, e mi hanno detto che qui sotto, in Corso Bramante, non si può posteggiare nemmeno per i residenti, se non pagando
la tariffa solita. Quindi, quant'è la tariffa? 1,50 euro all'ora. Quindi anche per i residenti non c'è la possibilità di posteggiare. Poi io sono andato sul sito, allora ho controllato e ho detto magari non ho visto bene io. E invece sul sito c'è ancora la zona delimitata dove c'è compreso quello del Corso Bramante. E quindi anche perché poi io quando sono andato alla GTT ho detto dove abito e loro mi hanno dato il permesso. Non ho chiesto io la zona B1, me l'hanno assegnata loro. Quindi davo per scontato che dove abito potevo posteggiare. A quanto pare non è così. La cosa strana è che in 2 anni nessuno mi ha mai fatto la multa e adesso invece è arrivata. E gli ausiliari della GTT con cui ho parlato mi hanno detto che loro solitamente non la fanno ai residenti perché sembra insomma di cattivo gusto fare la multa a chi abita lì e che paga pure un permesso residenti. Però dice c'è qualcuno che invece la fa, ho beccato la persona sbagliata e l'ha fatta. È recente questo fatto? Sì, è fine luglio di adesso, 2015. Cosa pensi che farai adesso? Niente, l'ho pagata, visto che ne capita uno ogni 2 anni continuerò a mettere la macchina lì. Se fosse più frequente non la metterò più, però è un po' scomodo insomma dover andare a posteggiare in altre vie quando sotto casa mia non la posso mettere nonostante il permesso residenti. Quello che hai tu è un abbonamento, che caratteristiche ha? Dura 1 anno e teoricamente non dovrebbe costare niente, dovrei pagare solo delle spese amministrative, cioè quelle che loro gli costa stamparmelo fisicamente, ma costa 45 euro, qualche anno fa costava 10. Ci sono stati anche cambiamenti per quello che riguarda altri tipi di abbonamenti? Sì, gli abbonamenti quelli che usavano i miei colleghi, perché io lavoro qua vicino, quindi nella stessa zona B1. Una volta con 33 euro c'era la scheda settimanale che dava la possibilità di posteggiare con 8 ore al giorno per 33 euro e tutto di colpo mi sembra un paio di anni fa è passato da 33 a 70 euro l'abbonamento e quindi insomma un incremento non da poco, soprattutto per chi viene lì per lavoro. 2 incaricati della GTT che ti hanno detto? Che beh, in questo caso le 2 ragazze che ho intervistato dicono che loro in Corso Bramante non ci vogliono andare mai, perché lì fanno le multe o alle persone che vanno a curarsi in ospedale e quindi gli sembra brutto, o ai residenti che abitano lì e gli sembra brutto uguale e quindi loro cercano di non andarci comunque. Dicono però che in generale anche le altre colleghe e colleghi cercano di non fare le multe ai residenti nella zona di Corso Bramante perché non gli sembra corretto. E infatti a me in 2 anni non è mai arrivata una. Dopo che me l'hanno fatta, la settimana dopo c'erano di nuovo le multe sulle macchine, ma non sulla mia. Probabilmente non è la stessa persona che è passata. Quindi generalmente non la fanno, anche se potrebbero. Ho beccato la persona sbagliata e l'ha fatta. Andrea Soldi, continuano gli accertamenti. Mentre si sono svolti i funerali del 45enne deceduto dopo il ricovero in ospedale in seguito al TSO, continuano gli accertamenti per capire quale sia stato il motivo del decesso. Il medico legale parla di shock latero-laterale al collo. La sorella della vittima denuncia che Andrea non era stato seguito come avrebbe dovuto. Non solo negozi aperti, ma anche cantieri questo mese a Torino. Sono parecchi lavori in corso, i più impegnativi, quelli che creerebbero seri problemi alla circolazione, qualora si svolgessero in un periodo non feriale, sono in pieno svolgimento. Tra di essi spicca la ripavimentazione del ponte Vittorio Emanuele I. Per tutto il mese, inoltre, ci saranno 145 attività commerciali a disposizione di chi resta. Prostituzione, denunciata brasiliana. Scoperto un giro di prostituzione nel centro storico di Alba. In un alloggio preso in affitto da una brasiliana 43enne, 2 ragazze molto più giovani si prostituivano regolarmente. Dopo le prime segnalazioni di strani movimenti nel quartiere, i carabinieri sono intervenuti denunciando la donna.